Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo del famoso patto col diavolo. Prima però vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Un patto col diavolo è essenzialmente un accordo, un contratto di compravendita, se vogliamo, di scambio tra l'uomo e il diavolo, in cui l'uomo cede la propria anima al demonio in cambio di benefici di varia natura. Chiaramente parliamo di folklore, di leggende, storie che tra l'altro presuppongono l'esistenza di questo essere definito diavolo, la possibilità di poter stipulare un contratto con lui e l'esistenza dell'anima quale merce di scambio al fine dell'ottenimento del beneficio. Durante la caccia alle streghe, che ha segnato alcune delle pagine più buie della nostra storia, si riteneva che streghe e stregoni traessero il loro potere proprio a seguito di un patto con il diavolo, o un demone, figure che spesso venivano equiparate. Chiaramente a seguito del patto il diavolo potrebbe riscuotere il suo compenso, ossia l'anima del dannato, solo a seguito della morte di quest'ultimo. Si evince come l'intero folklore legato al patto col diavolo abbia origine da interpretazioni allegoriche di varia natura, ma soprattutto di derivazione cristiana. Il primo esempio in assoluto di patto con il diavolo, rimanendo in ambito cristiano, è quello di San Teofilo di Adana, noto anche come Teofilo il Penitente, arcidiacono vissuto nel VI secolo in Cilicia, oggi la Turchia. Teofilo fu eletto vescovo all'unanimità, ma non ritenendosi all'altezza di tale incarico, lo rifiutò. Il vescovo eletto al suo posto lo privò della sua posizione di arcidiacono. Teofilo, spinto da un forte istinto vendicativo, cercò un negromante affinché lo aiutasse a mettersi in contatto con il diavolo. Satana gli chiese di suggellare un patto che prevedeva il diniego di Cristo e della Vergine Maria, scritto con il proprio sangue e sigillato con il proprio anello, e in cambio gli permise di umiliare pubblicamente il vescovo e di prendere il suo posto. Teofilo si pentì quasi immediatamente di questo contratto, pregò la Vergine Maria, che dopo 40 giorni di digiuno gli apparve e dopo averlo ascoltato si recò dal diavolo che, non potendo resistere, le restituì la carta firmata da Teofilo a garanzia del patto. Tornò poi da Teofilo durante il sonno, lasciando sul suo petto il contratto diabolico e lo liberò. Teofilo digiunò altri 3 giorni, poi fece visita al vescovo legittimo confessandogli tutto. Successivamente morì. L'esempio più noto di patto con il diavolo è quello stretto, secondo la leggenda, tra il mago e filosofo Faust e il demone Mefistofele. Faust è uno studioso ossessionato dalla continua ricerca di conoscenza e per ottenerla non esita ad invocare il diavolo, rappresentato appunto da Mefistofele, con il quale stringe un patto secondo il quale il demone lo avrebbe servito per 24 anni, offrendogli la conoscenza assoluta di tutte le cose, al prezzo della sua anima. Anche il famoso personaggio Dorian Gray arriva a stipulare una sorta di patto con il diavolo. In questo caso Dorian chiede al demonio l'eterna giovinezza, chiedendo che a subire danni della vecchiaia ed ogni altro danno fosse l'immagine di se stesso rappresentata in un ritratto. In una variante della leggenda sul patto con il diavolo, quest'ultimo sarebbe invocato per la costruzione di determinati edifici, chiedendo in cambio l'anima di chi entra nell'edificio per primo. È il caso del Duomo di Aquisgrana, cui la vittima del demonio sarebbe dovuta essere appunto il vescovo, che doveva consacrare la cattedrale, quindi entrando per primo nel luogo sacro. Ma gli abitanti della città lo ingannarono facendo entrare per prima una lupa, quindi il demonio rimase, diciamo, fregato, tra virgolette, dall'astuzia di quelle persone. Leggende simili sono molto frequenti e la trama è praticamente sempre la stessa. Esistono molti modi grazie ai quali gli sprovveduti tentano di stipulare un patto con il diavolo. Alcuni scelgono una data particolarmente
rappresentativa, magari in corrispondenza degli equinozi o dei solstizi. Altri si recano in cimiterio o chiese sconsacrate, c'è chi firma con il proprio sangue, chi sgozza una povera bestiola, tutte pratiche inutili. Ed aggiungerei anche stupide, ciò perché il più delle volte non succede assolutamente nulla a seguito di tali follie. Del resto, cosa mai potrebbe farsene il diavolo dell'anima di qualcuno capace di uccidere un povero animaletto indifeso? Ecco, a mio avviso, nulla. Anche da un punto di vista puramente cristiano, volendo per assurdo ammettere che Satana possa minimamente prendere in considerazione l'ipotesi di stipulare un patto con qualcuno, bisogna riconoscere che per lui non sarebbe per niente conveniente. Infatti il cristiano potrebbe in qualsiasi momento pentirsi di quanto fatto e quindi la sua anima tornerebbe a Dio, come abbiamo visto con l'esempio di Teofilo raccontato poc'anzi. Restando nell'ambito cristiano, occorre ricordare che Satana non è Dio, non è onnipotente. Qualora riuscisse a procurare ricchezze e favori, lo farebbe ai danni di altri, il che graverebbe ancora di più sulla coscienza dello sprovveduto che a lui si era rivolto. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 16, versetto 26, leggiamo proprio: «Infatti, che giovamento avrà l'uomo se, avendo conquistato tutto il mondo, è danneggiato poi nella sua vita?» Ecco, questo è chiaramente un esempio di quanto detto poc'anzi. Molti credono che siano i satanisti e le sette sataniche a stipulare patti con il diavolo. Questa è una convinzione errata, non ha alcun senso, cioè in quanto i satanisti venerano Satana e i demoni come divinità e non avrebbero motivo di stipulare patti di sangue con le loro divinità. Così come il cristiano non avrebbe motivo di stipulare un patto con Gesù. In poche parole e in conclusione, sono sempre deficienti a cimentarsi ancora con questa pratica, al di là del loro credo. Beh, spero che questo argomento sia stato di vostro gradimento, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.